Ravenna è una delle 70 città italiane che il 21 ottobre si mobiliteranno per FAI Marathon, l'appuntamento culturale organizzato dal FAI, Fondo Ambiente Italiano, in occasione della campagna nazionale di raccolta fondi Ricordati di salvare l'Italia. FAI Marathon è l'evento più significativo della raccolta, della campagna fondi di ottobre che il FAI attua da 4 anni. Il FAI Marathon, che sarà il 21 ottobre, con partenza in Piazza del Popolo alle 11, è l'evento più visibile di questa campagna raccolta fondi, con la quale il FAI si ripromette di restaurare 3 beni a cominciare dal municipio di Finale Emilia, uno dei tanti beni culturali devastati dal terremoto nella nostra regione, il cui restauro sarà appunto gestito, seguito e in gran parte finanziato dal FAI. Poi l'Abbazia di Cerrate in Puglia e il promontorio di un promontorio delle Cinque Terre, a sua volta gravemente danneggiato dalla mancanza di terrazzamenti che purtroppo ha provocato tante inondazioni in Liguria. Per restaurare questi 3 beni il FAI organizza quest'anno questa raccolta fondi. La raccolta fondi dura dall'8 al 28 ottobre ed è molto pubblicizzata sui giornali, in televisione, anche dallo spot dell'attore Pierfrancesco Favino, molto bello, molto, molto significativo. E quest'anno Ravenna è una delle 70 città italiane che ha aderito all'appello del FAI per organizzare questa FAI Marathon, che è una maratona che si corre con gli occhi, non con le gambe, non ha nessuno scopo competitivo, le gambe servono solo per camminare tranquillamente. Ma l'importante è che serve ad aiutare la gente a ritrovare la bellezza, anche quella che spesso ha sotto gli occhi tutti i giorni senza che se ne accorga, la bellezza della propria città, del proprio tessuto urbano. La nostra maratona si svolgerà nel centro urbano di Ravenna, il percorso sarà reso noto ai partecipanti solo alla partenza, abbiamo delle schede preparate, del materiale, regaleremo zainetti, regaleremo un biglietto omaggio nei beni FAI, d'ingresso nei beni FAI. Le dico solo il tema, che è la Ravenna veneziana. Abbiamo individuato alcune delle più significative e anche più nascoste testimonianze della dominazione veneziana a Ravenna e noi daremo questo percorso ai partecipanti. €6 è l'iscrizione, quindi è una somma che sarà però gratuita la maratona per tutti quelli che si iscrivono al FAI. Se chi quel giorno si iscriverà al FAI naturalmente non pagherà la quota di partecipazione alla maratona. Sono 10 tappe, tutte nel centro di Ravenna o poco più, e alla fine, dato che non è competitiva, il premio sarà un foulard. Un foulard del FAI con la scritta Ricordati di salvare l'Italia, che è la nostra scritta della campagna raccolta fondi. Naturalmente però il foulard verrà dato solo a chi ha compiuto tutte le tappe della maratona, perché ad ogni tappa ci sarà un nostro volontario che appone un bollino sulla cartolina che noi gli daremo. Quando arriveranno all'ultima tappa con la cartolina completa avranno il fazzoletto FAI, ma soprattutto, e questo è il premio, avranno aiutato il FAI ad aiutare l'Italia e la sua bellezza. Manuela Foiera per Ravenna Web TV.